Buongiorno a tutti! Allora, grande richiesta, oggi vedrete un tutorial su uno smoky molto semplice da fare di mattina, non eccessivamente dark, nero, e che quindi disturbi la quiete delle persone che ci circondano. Dico grande richiesta perché l'avete stravotato sopra a Facebook, quindi se non siete ancora iscritti alla mia pagina Facebook, vi ricordo che giù nell'info box trovate tutti i link, ma ve lo dico perché su Facebook mi risulta molto più semplice comunicare con voi, quindi anche chiedervi quello che vorreste vedere. Allora, prima di tutto vado ad applicare un velo di fondotinta della Sue Bioetic, il Fondotint SPF 1503. L'avevo accantonato da molto perché ho iniziato a utilizzare le BB cream, quindi questo qui non lo utilizzavo più. È tipo una mousse, ecco, anche nei capelli è andato ed ha una copertura anche abbastanza elevata, quindi ne metto veramente poco perché non voglio un effetto troppo bambola di porcellana. Come correttore utilizzo sempre l'antietà di Maybelline, che è quello che avevo qui sul tavolo, quindi utilizzo questo. Vorrei farvi vedere qualche altro correttore in action, però diciamo mi scocciavo di alzarmi, quindi vi dico proprio la verità. Comunque, se volete vedere qualche correttore particolare in azione, se volete sapere che cosa ne penso, magari non ce l'ho, lo compro, quindi vediamo un attimino di testare anche prodotti che fanno piacere a voi, quindi fisso tutto con la cipria 102 di Bioniche, che è una cipria leggera, non pesante, luminosa, non eccessivamente effetto finto. Ogni tanto la sto alternando a quella per l'acne, perché quella è molto, mi piace a morire, lo sapete, però è molto pesante, quindi adesso voglio un effetto un po' più anche luminoso. Come durata sulla mia pelle va meglio quella Actin, perché con questa, diciamo, dopo 4-5 ore tendo comunque a lucidarmi, con quella invece no. Però questa secondo me è perfetta anche per le pelli tendenti più al secco, eh. Faccio un leggero contouring con la Bama Mama di The Balm e il pennello, questo qui, sempre che vi ho parlato dei cinesi, sempre quello che mi hanno inviato questo sito cinese. Meraviglioso, veramente. Perché ho il naso così grosso? Ed applico un pizzico di blush, questo veramente molto bello di Sleek, che è flushed ed è molto molto pigmentato, quindi fate attenzione. Lo sfumo col pennello da cipria. Poi vado con il mio adorato Soft and Gentle di MAC, questo qui, che è meraviglioso. Diamo luce a queste giornate grigie. In Campania sta facendo un vento allucinante, sembra che sta cadendo. Dov'è? Il burro di cacao, eccolo. Metto anche un pizzico di burro di cacao perché che so ste rara da morta, secche. Mo' sì. Applico un pizzico di Primer Potion. Il primo colore che vado ad applicare è questo viola qui, che è un viola, diciamo, tendenzialmente satinatino, quasi opaco, molto molto pigmentato, quindi non ha bisogno di nessuna base, per questo è molto semplice fare un trucco, uno smoky giornaliero così. Mi contengo sulla palpebra mobile senza estendere eccessivamente il trucco. Dopodiché prendo questo pennello a sfumatura, che è un pennello affusolato, questo è meraviglioso, ed è il 221 di MAC, che era di un'edizione limitata, ma l'hanno messo nella permanente, se non sbaglio, correggetemi, e vado a sfumare i bordi. Ok, per dare maggiore gradualità al trucco vado ad applicare Whisky, che è questo marrone sempre opaco, tutti i colori estremamente quasi opachi, solo nella piega. Non mi piace come finisce qui, è a concio, come si dice a Napoli. Ricordatevi, non abbiate paura, timore di sbagliare, perché questo è il bello del trucco, che si può cancellare. È come una tela, quindi se sbagliate non vi preoccupate,
si può tornare indietro. Con la lana era un po' più difficile, però piano piano si impara. Diciamo che sostanzialmente il trucco è quasi terminato. Ho dato però un tocco tocco di luce solo nell'angolo interno dell'occhio, con sempre il Soft and Gentle, l'illuminante che ho messo qui. Per non dare un effetto troppo cupo, troppo pesante agli occhi, perché già il trucco è scuro, vado ad applicare la matita burro di MAC, quella lì correttiva, che subito illumina, ingrandisce lo sguardo, lo apre, insomma è magnifica. Tutte le matite burro sono magnifiche. E poi, al posto delle ciglia finte che solitamente si applicano quando si fa uno smokey eyes, vi spiego anche il motivo, perché con l'occhio aperto le ciglia tendono a non vedersi più su una base nera, quindi ci si mettono queste grandi ciglia finte. Che cosa faccio? Metto il mascara con queste cigliettine qui, che sono magnifiche, di Paola P, sono fantastiche. Ve ne parlai un botto di tempo fa e vi spiego subito anche come si mettono, perché è veramente molto semplice. Prima di tutto andate a dare una base di mascara affinché queste fibre che metteremo successivamente si appiccichino sopra. Sto utilizzando un mascara che non amo particolarmente perché purtroppo, diciamo che cosa succede? Che queste fibre poi vanno a finire comunque nel mascara che tendete ad utilizzare in quel momento. Quindi non vi consiglio di fare questo fattaccio, con un mascara magari di Dior, di Chanel. Quindi diciamo che questo è comunque un bel mascara, bisogna dire la verità. Lo metto anche un po' sotto. Ok, prima che si asciughi completamente, prendo questo qui che ha queste fibrette e le vado a passare al di sopra come se fosse un altro mascara. Ogni tanto cadono. Queste che fanno? Danno volume e anche un po' lunghezza. Danno questo effetto drama. Riprendo il pennello di prima e lo vado ad appiccicare su, in modo da avvolgere queste fibrette. Questo è l'effetto finale. Tu sei riuscito a vedere? Diciamo che comunque si vede che sono strong. Quindi ridefiniscono le sopracciglia con Jupiter, sempre di Nabla. Amo queste matite, ve lo giuro, cioè sono veramente tutte molto belle. Vado proprio leggermente, sapete che io non amo molto definirle di giorno perché mi piace proprio l'effetto spettinato, disordinato, ma con lo smokey eyes è importantissimo perché si annullano in un attimo, diventano subito più chiare, trasparenti. Quanto riguarda le labbra, visto che sugli occhi e diciamo sulle gote no, perché alla fine c'ho un pesca, cioè ho preso il blush, questo qui di Sleek, pensando fosse un po' più freddo, ma sulle mie guance pesca. Vabbè, comunque sulle labbra vado sempre con un nude opaco, però sempre freddo, quindi un rosa nemmeno grigiastro, vabbè lo vedete in action. È il numero 13 della linea Stilo di Kiko, che è meraviglioso. Mi aiuto con un pennellino. Ci sono solo determinati rossetti che si possono applicare senza matita, i matte, quelli che si asciugano, le tinte, però tutto il resto mi raccomando usate la matita perché sennò sbavano. E niente, questo è il make-up finito. Come avete visto, appunto, che si calibra benissimo labbra e occhi, nonostante le labbra non siano nude, effetto morta, quindi effetto cadavere. Spero che vi piaccia, se decidete di riprodurlo mi raccomando linkatemelo da qualche parte, è veramente molto semplice, vi basta un ombretto pigmentato per fare un trucco del genere e niente, alla prossima!